Perché se noi di qui a 10-15 anni non avremo, e occorre cominciare subito, intensificare subito quello che si sta già facendo, mettere in condizione dei popoli vicini, pensiamo ai popoli del Maghreb che sono a un poco spazio di mare da noi, e popoli che hanno, vedete l'Algeria, il Presidente avrebbe dovuto essere qui se non ci fosse stata questa turbolenza internazionale, un popolo che per i due terzi ha meno di 30 anni la gente e che cresce continuamente. Se noi non mettiamo questi paesi in condizione di avere una forte agricoltura molto più moderna, di avere delle condizioni di vita industriale, di vita artigianale, di vita turistica, ma ci saranno milioni e milioni di persone che sfonderanno i confini dell'Europa, e allora sarà veramente la marcia dei tartari, sarà veramente qualche cosa di straordinariamente non frenabile. Chi dice queste cose? Allora bisogna poi che sia coerente e non si lamenti se si dice: ma come, abbiamo bisogno di tante cose noi e andiamo a dare degli aiuti ai tunisini, agli algerini, ai libici o ad altre popolazioni. E ho critica dicendo: ma possono loro, con un piano interarabo, direi alimentato dal petrolio, forse potersi aiutare? Sono modi che valgono per scrivere dei libri, non per risolvere dei problemi.